Carla, io non so se tu te lo ricordi, io non penso che tu te lo possa ricordare, perché parliamo del giorno di febbraio del 1980. Ti ricordi quella lunga notte bianca davanti al botteghino del Teatro dell'Opera? Hanno fatto la notte? Me lo ricordo, c'ero pure io. Babà. Sai che c'ero io, che ho fatto praticamente i turni con la famiglia. E io non sono quel nome, non ci perché sono. Perché c'era Giselle, ma non era una Giselle qualsiasi. C'era questa signora qui con Rudolf Nureyev per la prima volta a Roma. E io mi ricordo che la mattina, appena aperto il botteghino, siamo riusciti a prendere questi biglietti per il loggione, che insomma noi chiamavamo piccionaia perché era quello più economico, noi i soldi ne avevamo pochi. E quindi ripensavo che quelle 40 non ci sono anni mai. Fa... ma 40 anni fa io ti vedevo dal loggione e oggi ho l'opportunità di stare al tuo fianco e soprattutto di poterti intervistare. E quindi te lo volevo dire, è una cosa che mi riempie veramente il cuore di gioia. Che facciamo? Entriamo? Ti faccio entrare? Entriamo? Entriamo, dai, prego. Con la copertina di questo giornale parlavamo di uno spettacolo del 1980 che è stato un vero e proprio trionfo. D'altronde, insomma, tu e Nureyev eravate veramente delle étoile mondiali. Io vorrei prima fare un piccolo ripassino di questa carriera meravigliosa e poi parliamo insieme. Perfetto. Ringraziamo Linda Celani. Incantato le platee di tutto il mondo con la sua soave leggerezza. Una vita sulle punte, dedicata all'arte impalpabile ed eterna del gesto. Sbarra, lezioni, sudore, fatica, prove estenuanti. Carla Fracci è una star quando al Royal Festival Hall di Londra interpreta per la prima volta Giselle, personaggio al quale la sua immagine è legata indissolubilmente e che rinnova sempre con interpretazioni in chiave moderna. Nella sua carriera ha danzato accanto ai più grandi ballerini, con Eric Broom ha formato la coppia ideale, magistrale con Baryshnikov, e poi con Rudolf Nureyev sarà un sodalizio lungo e duraturo che la porterà ad esibirsi in tutto il mondo. La sua grandezza sta anche nell'intimo desiderio di rendere popolare la danza, portandola fuori dai teatri, nei tendoni e nelle piazze, ed anche in TV, contaminando il genere d'élite col pop. Icona di stile è oggi tra i personaggi più influenti del mondo della danza. Questa signora qui è un patrimonio nazionale, altro che! Carla, tu non sai, ma tu veramente, tu non lo puoi capire, perché io ero una bambina che sognava di fare la ballerina, ho sognato con te e l'idea di poterti intervistare, tu non sai la gioia che mi dai oggi, veramente, grazie, con tutto il cuore, grazie, guarda, te lo devo grazie. Dire, te lo devo dire. Allora, ricomponiamoci. Ma noi siamo stati fotografate anche con sì, ma poi guarda, poi chiuderemo il cerchio, però io volevo subito parlare di questo ballerino meraviglioso, questo trionfo appunto al Teatro dell'Opera, Rudolf Nureyev. Raccontami com'era ballare con Rudolf Nureyev. In pochi giorni, io sono andata pochi giorni, è arrivato 5 giorni prima ed abbiamo fatto lo schiaccianoce sua coreografia. Cioè in 5 giorni tu hai preparato lo schiaccianoci con lui? No, ma non 5 giorni, il quinto giorno c'era lo spettacolo, cioè... Me lo dici? Una coreografia... La disperazione? No, perché lui ha 1000 passi, in una nota 1000 passi, e beh, è una cosa che la gente non può credere. Ma quando arrivò in sala io gli dissi: Rudy, non lo posso fare, perché in 3 giorni già in prova generale, 2 giorni imparare tutto il balletto, il 3° giorno prova generale, perché... E poi è andata così. Ma lui non mi rispose. In 3 giorni di prove hai fatto lo spettacolo. Ma non mi rispose, mi preparò lui, passo dopo passo,
Il terzo giorno era prova generale, il quinto giorno era un successo pazzesco. Ma guarda, non avevo dubbi. Non avevo dubbi. Senti, Carla. Ma sai che cosa, Norma? La cosa bella che disse lui. Hai visto cosa vuol dire avere coraggio? Capito? E a te non è mancato mai. Questo di coraggio, è Rudy. Però io voglio sapere, ma è vero che tu all'inizio non avevi così tanto idea di fare la ballerina quando eri piccola? No, non ci ho pensato, non ci pensavo proprio. Io volevo fare la parrucchiera. Tu, pure tu? No, vabbè, abbiamo anche questa cosa in comune. Io pure volevo fare la parrucchiera, non ci credo. Pettinavo tutti, mamma, sorella. La grande popolarità e qui in Italia e soprattutto poi nel grande pubblico arriva anche perché tu sei riuscita a portare la danza al grande pubblico contaminando anche, no, la tua danza con altre forme, come per esempio in questo caso, guarda, con le gemelle Kessler. No, però voglio dire, tu con le gemelle Kessler praticamente condividi. No, siete nati il 20 di agosto, lo stesso anno. Che fate? Voi il giorno del compleanno vi telefonate, vi fate gli auguri a vicenda? Non vi sentite mai? No, ma però ci vedevamo spesso in vacanza da Zeffirelli, da Franco. Come no? Sì, perché loro erano molto amiche, molto legate, Franco e Zeffirelli. Però insomma le hai omaggiate tu le Kessler proprio poco tempo fa insieme a Virginia, a Raffaele. Abbiamo anche questo piccolo documento. Sì, guarda. Sì. Hello boys, traversando tutto l'Illinois, Balicam al Tennessee, senza scalo fino a qui, arrivato è da un un po' curioso, diciamo. Sì. No, ma effettivamente la Raffaele insomma si è divertita molto anche con te. Sì, devo dire che quando Festival di Sanremo fece veramente una parodia. Quando hai imitato a Sanremo, io non lo sapevo perché non mi ha detto niente. No, per bellissimo. Abbiamo la signorina mi ha telefonato e mi ha detto: signora, lei è a Sanremo, no? Veramente sono qui da mio figlio. E come sì, no, la televisione. No. E lei è molto carina, è molto intelligente, molto intelligente brava. E molto molto talentuosa, assolutamente. Molto, 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 molto. Ma anche tu lo sei. Io mi ricordo. Basta, io mi sciolgo, ragazzi, scusate, possiamo spegnere tutto. No. Allora, adesso lasciamo per un attimo la danza. Perché tu ti sei cimentata al di fuori del ballo anche, per esempio, nella recitazione. Cioè, tu sei stata la moglie di Giuseppe Verdi. Abbiamo un'altra testimonianza. Verdi è arrivata! Lettera! Lettera da Genova! Scrive Mariani da Genova! Maestro mio ed amico, ecco, odo le batterie del porto di Genova che a cannonate annunciano l'arrivo di Napoleone. Sono le 2 del pomeriggio. Per Dio, sembra la fine del mondo. Le campane salutano a festa le navi cariche di soldati francesi che portano il loro aiuto fraterno all'Italia per conquistare la tanto sospirata indipendenza. Oh, Verdi mio, sommo maestro! Perché non sei qui con la tua gentile signora Peppina? Effetto vederti nel ruolo di Giuseppina Strepponi, è bellissimo, devo dire, è proprio molto bello. Che è stato un personaggio, diciamo, non soltanto la moglie di Verdi, no, ma in qualche modo è stata confidente, è stata anche una specie di manager. Allora io pensavo che in qualche modo anche fra te e Beppe poteva esserci in maniera speculare un po' questo tipo di complicità, di rapporto, è così?
Con Beppe ho lavorato molto, è stato di grande aiuto, di grandi consigli e soprattutto mi ha fatto praticamente affrontare anche quello che non era il mio mondo. Praticamente io non ho fatto il conservatorio, eccetera, eccetera. E abbiamo fatto tante cose belle insieme in tutti i teatri italiani. Ora i teatri italiani hanno... Un po' di crisi. Però non parliamo, non parliamo di cose brutte questa sera. Beh, caso, però bisogna parlare, perché la danza non deve morire. No, assolutamente. Nei grandi teatri adesso sono rimasti pochi teatri che hanno un balletto stabile. Stabile. Cioè, ma adesso non c'è più niente, hanno tagliato tutto e questo è un peccato. Assolutamente. Lorella. Assolutamente. Come si fa? Speriamo, e dobbiamo parlarne. Parlandone speriamo che poi qualcuno prima o poi prenda in mano la situazione e riporti il mondo del teatro, tutto io dico, non soltanto la danza, perché proprio tutto il mondo del teatro ha bisogno di grande aiuto. E comunque insomma noi viviamo poi, della bellezza. A parte le scuole private che ci sono, perché ormai... Sì, però insomma, ecco, non possiamo dimenticare la bellezza di queste, invece l'importanza di queste scuole, proprio perché veramente una volta potevano aprire e far accedere al sogno chiunque, poteva pensare di realizzare il proprio sogno. Io vorrei sapere, questo sodalizio con Beppe, è stato amore a prima vista, Carla? Lui era... per me sì, per lui no. No? No. Ci ha dovuto pensare un po'? Ma lui era fidanzato con un'attrice, la Fulvia Mammi. E io invece, insomma, mi ero invaghita di lui. Lui era assistente di Visconti. Vi siete conosciuti così? Sì, con Mario il Mago, dove Visconti... era il regista di un balletto, Mario il Mago, con la coreografia di Leonid Massin. E devo dire che Beppe ha sempre, amando la danza, ha creato dei balletti, ma era veramente all'avanguardia. Lui ha iniziato troppo presto e forse non era il momento, ma abbiamo fatto delle cose straordinarie. Avete fatto affrontando delle cose bellissime. Bellissime. Chekhov. Senti, io ti vorrei riportare un po' nel mondo quello un po' più pop, nel senso che tu hai sempre conservato, no? Sei stata mamma, sei poi diventata nonna, questo candore. Io non so se poi sei sempre così leggiadra, così tenera anche nella vita privata. Con i tuoi nipoti? No, non sono tenera per niente. Così? No, no. No, no. Come sei? C'ho un caratterino. Immaginavo. Mi impongo. Sei un leoncino. Seguo. A me piace molto anche la casa, per cui mi occupo anche delle cose. Cosa quando ti piace mi fare, vede i negati con lo straccetto che spolvero, Carla non mi vuol vedere così. In cucina non mi vuol vedere. No, è così perché tu invece ami fare le cose di casa. Sì, cos'è la cosa che ti sempre, piace di più, per sempre. Esempio, a parte spolverare? Sempre. Ma io non so molto cucinare, posso fare le cose più semplici. Però non sono una che mi si mette in cucina a cucinare. Però tanti ballerini sono brave anche, si cimentano con piatti. Qual è il tuo piatto preferito? Da cucinare, il risotto. Non da mangiare. Il risotto alla milanese. Lo credo. Senti, abbiamo cominciato con Rudolf Nureyev. Di uomini nella tua vita importanti nel mondo dello spettacolo ne hai incontrati veramente tanti. Io ho raccolto proprio qualche foto, se tu così mi dai un sapore, no? Un ricordo, perché insomma vedi bene, cioè, da appunto Edoardo, ecco, piuttosto che Renato Zero, la fotografia, Vittorio Gassman. Questa era un Giselle alla Scala, il secondo atto, perché era in onore di Charlie Chaplin. Lui venne alla Scala e si fece questa serata. E lui
Il giorno dopo mi mandò una fotografia, una bella fotografia del suo autista, con la dedica "You are wonderful". E quanto ci aveva ragione! È stata veramente una vita bella, devo dire, non mi posso lamentare, sebbene mi lamenti spesso. Polemica. È stata una vita piena. Prima non parlavo, adesso parlo troppo. Abbiamo parlato di uomini importanti nello spettacolo, adesso andiamo a vedere gli uomini importanti nella tua vita. Abbiamo parlato di Beppe, però un uomo assolutamente speciale è lui. Queste immagini le trovo veramente meravigliose, no? Un uomo che insomma sicuramente ti ha permesso di realizzare un sogno, quindi un uomo molto molto importante insieme a mamma. Lui si emozionava ai miei spettacoli, per cui delle volte dovevo uscire perché piangeva. Si emozionava, sì. Senti Carla, ma tu ti rendi mai conto? Io immagino di sì, ma come porti questa responsabilità di essere un mito per tante bambine, per tante ragazze? Tu ancora oggi non pensi di esserlo? No. Beh, sappi che lo sei stato per moltissimi e per quanto possa valere lo sei stato per me. Grazie veramente. Guarda un po', voglio chiudere, per chiudere il cerchio. Siamo partiti con una copertina di un giornale, con un quotidiano 1980. Io faccio la fila tutta la notte per andare a vedere questa signora al Teatro dell'Opera. Guardate, 87, sì. 1987, 7 anni dopo, io sono in una copertina con Carla Fracci. Questa è veramente la realizzazione di un sogno e questo è proprio, significa che insomma si deve sognare, perché i sogni prima o poi si avverano. Davvero. È stato davvero Bellissimo incontrarti, Carla. Senti, ma anche per me. Ma tu sei bravissima. Io ti seguo, sai. Vieni. Ti seguo. Il mito. Carla Fracci. Che meraviglia che sei. Guarda che bella. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Facciamo una breve pausa, arriviamo fra poco. Grazie. Grazie a te.